Buongiorno, vi giuro che questa mattina ho lezione alle 12 e sarei stata a letto fino alle 12. A parte che ho dolori da allenamento ovunque, e poi sarei stata a letto veramente, però ho detto no, mi devo alzare. Quindi facciamo qualcosa per colazione. Allora, ho fatto il mio cappuccino di soia e poi vi ricordate che vi avevo detto: no, dai, per fortuna le fette biscottate, visto che erano un po' poste, non so se si utilizza ovunque in Italia poste, comunque quando hanno quella consistenza che sembra che siano state aperte per un po', nonostante siano confezionate così a quattro. E vi avevo detto: dai, per fortuna le ho praticamente finite. Peccato che sotto c'era un'altra scatoletta di cartone con un altro strato. Io non so quante sono, ma non le finirò mai perché adesso ho provato a prendere una confezione dell'altra scatola nella speranza che magari queste, non so, quella era meno sigillata, non lo so, però spero veramente che non siano così perché sennò non, cioè, devo trovare una soluzione perché mangiarle sono immangiabili. Buttarle mi spiace. Avevo pensato potrei farmi quelle cheesecake che mi facevo quest'estate, tipo spezzettando le fette biscottate e mettendole nello yogurt greco. Però, cioè, ora che le finisco, hai voglia. Se no, avevo pensato, vi avevo detto che avrei fatto il tipo pan grattato, però poi parlando con la mia coinquilina ho detto forse la fetta biscottata ha tipo quel retrogusto un po' più dolce, quindi non so se va bene. Non lo so. Nel caso, fatemi sapere nei commenti secondo voi se posso trovare una soluzione alternativa a queste che vi ho già detto. Oltre ad essere poste anche queste, sono pure mezze distrutte, un campo di battaglia. E poi c'è Sofì che gli dà mezz'ora così in attesa di capire cosa fare per colazione. Dunque, mi sono preparata e, cioè, oddio, sono ancora in pigiama, mi sono giusto messa a posto, ho rispolverato le mie copertine perché fa veramente freddo e poi ho lasciato la camera tipo aperta per un'ora e passa e gelata e ho approfittato per rispondere a un po' di vocali alle mie amiche eccetera, ma è sempre un errore perché poi perdo tanto tempo, infatti da chi erano le 9 che volevo studiare sono le 10, però ora mi metto dietro almeno un'oretta fissa senza distrazioni, poi mi preparo per andare in uni. Comunque mi sono fatta una tisanina perché stavo congelando, fa veramente freddissimo. Allora, mi sono preparata, ovviamente ho già messo questo, non è un dolce vita, è giusto un girocollo così, tipo sotto giacca, spero di non aver freddo perché fa freddissimo, come vi ho già detto. Mi è successa una cosa orrenda. Si è rotta la catenina che mi avevano regalato le mie coinquiline, cioè si è proprio spezzata qui. E non credo di poterla recuperare. Uffi. Adesso poi le scriverò le mie coinquiline. Mi spiace un sacco. Uff. Sono leggermente in ritardo, ovviamente, perché mi sa che mangerò qua a casa perché voglio mangiarmi qualcosa, c'è cioè un po' la mia schiscia m'ha scaldata e quindi mangio, poi vado, anche se arrivo, non dico in ritardo, però comunque non arrivo subito a mezzogiorno, fa niente. Tanto non ci sono comunque mai posti. E niente, ora preparo la borsa, metto a scaldare, cioè lo zaino, preparo, metto a scaldare il cibo in microonde e finisco di preparare tutto. Ho tipo 10 minuti per mangiare. Tecnicamente anche meno di 10 minuti se riuscissi, perché poi devo andare. Cioè, arriverai un po' tirata. Pre lezione, però vabbè. Speriamo ci siano posti. Comunque non male. Anche così, col tonno che ovviamente l'ho messo a freddo, però sì. Si riscalda un pochettino con il farro e le verdure. Ci sta. Bene, mi devo dare una spicciata.
Beh, è tantissima roba. Non ce la farò mai. Mia nonna direbbe, Greta, devi mangiare almeno con calma. Almeno un'ora deve durare il pasto. Ce la sto facendo. Uguale. Mangiato a tempo di record. Io ovviamente ho tirato fuori il mio cappottino autunnale, che è, vabbè, leggerissimo, con tipo stile teddy bear, non so come spiegarlo. Mangio un biscottino al volo e corro in uni. Allora, sono le 12:20 e sono, grazie, arrivata. Però mai più mangiare prima perché sto per vomitare tutto. Però vabbè, adesso vado a vedere se riesco a trovare un posto, se i miei compagni mi hanno tenuto un posticino. Dunque, prima lezione terminata. E ho fatto due passi con una mia compagna di corso per passare, diciamo, all'altro gruppo di edifici dove abbiamo le altre lezioni. Adesso ho un paio d'ore buca perché, un po' meno, perché non frequento una lezione che era uno dei corsi a scelta, quindi mi ero prenotata alla biblioteca e andrò a fare qualcosina in biblio, anche se sono cotta. Dunque, sono in ascensore da sola, spero che non succeda niente perché questi ascensori sono sempre questi. Ultima lezione del giorno, sono andata a riempire la borraccia ma c'era una coda infinita, spero che nel mentre la prof non abbia iniziato la lezione. Oh, sono stanchissima, non so se arrivo fino alle 6. Finalmente giornata finita, la lezione di questa sera era super pallosa, non siamo riusciti a seguire bene, infatti non vedevo l'ora di finire e tornarmene a casa. Fa freddissimo e io non trovo la mia bici, mi sto iniziando a preoccupare. Cioè, io stavo scherzando, cioè, non pensavo veramente che potesse capitare ancora. Cioè, mi hanno rubato ancora la bici, raga. Cioè, io non ci voglio credere, sono di un demoralizzato che mi fanno veramente schifo queste persone. Ma roba che io le prenderei... Lasciamo perdere, guardate, non so cosa dire. Non so cosa dire, più che altro non è la bicicletta in sé, ma è poi il disagio che mi crea, perché io non so come venire in uni, perché ci metto se no mezz'ora a piedi e al mattino, anche quando lezione presto, diventa impegnativo. Non so cosa dire, veramente. Non... Mi viene da piangere, veramente. Vabbè. Faccio una camminata di mezz'ora per tornare a casa e cerco di sbollire, perché veramente non ho parole. Io comunque non so veramente più cosa pensare, cioè, veramente su 400 biciclette, ma di più che ci saranno state, perché è proprio la mia un'altra volta, me lo spiegate? Non lo so io, veramente, è assurda questa cosa, io sono scioccata. Vabbè, non ho ancora in realtà completamente realizzato, ditemi voi cosa devo fare, secondo voi, cioè, capisco che non è che posso farne una tragedia, succede, però che cavolo. Succede sempre a me. Allora, sono tornata a casa nel tragitto di ritorno. A un certo punto mi videochiama mia mamma, che c'è lì la mia nipotina, per tirarmi un po' su di morale. Quindi, dai, sono un po' più tranquilla, per modo di dire. Ho fatto anche una bella doccia calda. E, no, non so, sono un po' amareggiata, ma cosa dobbiamo fare? Non ci pensiamo. Allora, stasera non ho così voglia di mangiare e cucinare, però vabbè. Mi sono fatta degli spinaci e poi farò una frittatina o forse potrei fare anche le uova all'occhio di bue, che sono molto buone con gli spinaci. Così metto un po' di formaggio grattugiato e mangerò anche del pane e poi un po' di frutta, direi top. Eccomi qua. Mi sono lanciata nel letto perché questa sera ho bisogno di un po' di, non lo so, di comfort, di sentirmi un pochettino più coccolata. Ho chiacchierato un po' con le mie coinquiline, che sono state stracarine, hanno cercato di consolarmi,
E vabbè, questa giornata sta per fortuna volgendo al termine. Io ovviamente sono qua con la mia tisanina. Ho finito le mie tisane preferite, quindi ho preso questa camomille finocchio che non è male, e però non è mai sicuramente paragonabile alla mia con la liquirizia. E ovviamente cosa non potevo fare se non buttarmi su Netflix. per cui stasera va proprio così. Mi coccolo un po', però ho avuto una bella notizia che forse una mia amica viene a trovarmi, la mia migliore amica, qui a Padova. E mi ha detto, prima mi aveva detto il weekend dei morti perché loro hanno il ponte, poi in realtà mi ha detto proprio tipo il weekend del 4-5 novembre. Spero che riescano a organizzare e così almeno viene qualcuno da casa a trovarmi. E non so se riuscirà a venire Dani. Però in ogni caso, dai, organizzeremo presto anche con lui, così poi tornerà a salutarvi e mi porterà un po' in giro per la città, faremo un po' di cosine insieme. E basta, dai, quindi ora mi rilasso un pochettino e cerco di distrarmi un po'. Anzi, in realtà volevo già mettermi dietro a guardare biciclette, soprattutto se vedevo l'annuncio della mia vecchia bicicletta, di questa che mi hanno rubato, non si sa mai. E quindi magari dopo faccio una pausetta e cerco qualche bici a tipo 20 euro, 30 euro massimo. Comunque, io tra poco crollo. Adesso volevo un attimo capire solo domani come organizzarmi, perché non mi ricordo se ve l'ho detto, ma io ho problemi col mio bagno perché si allaga, mentre le mie coinquiline hanno problemi con l'altro bagno perché, boh, insomma, per la pressione, caldo, freddo, non riescono neanche a farsi le docce. Vabbè, ne abbiamo sempre una. E quindi domani mattina viene appunto l'idraulico, quindi devo un attimo organizzarmi con la mia coinquilina, anche perché vorrei poi anche andare in palestra e alle 2 ho lezione. Quindi adesso cerco un attimino di capire, fare mente locale e niente. Io, come sempre, se vi ha fatto piacere stare con me oggi, condividere questa altra tragedia, vi invito a lasciarmi un like sostenendomi così, iscrivendovi anche al mio canale, al canale delle parole se ancora non l'avete fatto, e seguendomi anche sui social che vi lascio qua. E poi noi ci vediamo come sempre domani, sperando che sia un giorno migliore. Ciao!